Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di Minecraft. Oggi siamo al terzo, quarto, terzo, quarto. Non ho più pallida idea. Però, dovevo costruire la casa, ma è successa una cosa che volevo farvi vedere. Però non ho potuto registrare in quell'episodio quello che è successo. Ma comunque, ho trovato un po' di roba. Intanto ho fatto altre due chest perché non mi sa più niente. Poi sono andato a scavare tanto, 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 come potrete notare. E ho trovato queste cose qui. Queste tre. Vi sarete. E poi ho trovato anche la chocolate ice cream. E basta. Basta, sì. E poi, ah sì, questo cappello che mi dà respirazione 3. L'ho trovato perché è caduto un meteorite. E questo l'ho preso dal meteorite che era caldo. Questo invece c'erano già dentro. E adesso vi faccio vedere. Meteorite. Vedete? Qua è arrivato il meteorite. Ha distrutto un po' tutto. Tutto, tutti, tutto. E c'era appunto questo piccolo meteorite con dentro sta chest. E io l'ho presa, me la sono fottuta. E c'era dentro tutta quella roba. Non sto usando i cheat, solo mi dispiace che non ogni volta che registro non riuscite a vedere i meteoriti che cadono. Però spero di riuscire a farne vedere uno anche a voi, perché sono veramente fighi. Infatti, proprio per questo ho aggiunto sta mod. Mi piace. Mi piace, mi piace, sì, mi piace. Allora, io direi che oggi potremmo iniziare a costruire qualcosa di più avanzato. Aspettate, ok. Tipo qualcosa per raddoppiare i materiali, diciamo. Perché ne abbiamo tanti, possiamo anche raddoppiarli. Non ho mai trovato un diamante, però vabbè. Prima di tutto però mi voglio costruire una cosa. Anche 4 mi pare, o 5. Allora, erano 4, 2, 3, 4. E ci mettiamo questo. Allora, prendiamo 3 di questi. Allora, così. Aspettiamo qui. Ah, intanto prendiamo anche 1, 2, 3, 4, 5. Ah no, ce l'ho già, 1, 2, 3, 8, possiamo anche lasciarli qui, va. Abbiamo tutto qua. Ok. Così. Una chest e una crafting table. Guarda, proprio preciso, preciso. Però adesso ce ne servono altri 3, 4. Ufa. Ok. Così. E ci prendiamo la stone. Facciamo. Se non erro, rando chest, così, così e così. E infatti ho sbagliato. No, piove. E io non ho riparo. Non ho riparo. Mi sa che non c'è sta chest. Vediamo. Chest. No, era il project table. Project. No, non c'è il project table. Allora, vediamo crafting. Crafting ci sono. Allora, un crafting table. Craft pack stamp. Logistic crafting table. Che voglio vedere. Crafting table. No. Non c'è quella crafting table. Potrei fare l'automatic crafting table. Però no, vabbè, lasciamo così. Allora, cosa ci serve? Dobbiamo farci il pulverizer. Questo qui. Che, allora, se non erro, si fa. Sì, ok. Così. Quindi ci prendiamo l'oro, che ce ne servirà più o meno 4. E li mettiamo qua. Poi ci serve redstone.
Prendiamocene metà. Così e così. Guarda. Iniziamo con questo e facciamo. No. Così. E un oro. E ci facciamo redstone reception coil. Poi ci serve del ferro 4 per esattezza. Che ce l'abbiamo qua. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Perché ne dobbiamo fare 2. E voilà. Poi intanto ci prendiamo questo e ce ne facciamo un altro. Oh, è basta. Ok, ne ben due. Oh. Ah, del vetro ci serve, del vetro. Sabbia, 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 prendiamocela. Dovrebbe esserci una pozza qua. Pozza, pozza. Pozza d'acqua. No. Così. Ok. Vai avanti. Maledetto. Maledetto, maledetto, maledettone. Prendiamoci tutta sta sabbia. Allora. Poi ci faremo anche un'altra cosa figa, però. Aspetta, magari possiamo anche farla. Non ne sono sicuro, eh. Allora, qua non sono. No, ne abbiamo solo 4. Prendiamo questi e ci mettiamo tutta la sabbia. Ancora. E ora aspettiamo 4 di questi e facciamo l'altro pezzo. Poi ci servirà un pistone, quindi altro ferro, mettiamone a cuocere con un bel po', mettiamo a cuocere con un bel po' di ferro, 2, 3, ancora uno. Veloce! Ci dobbiamo costruire una fornace più veloce. Azzo, io non ho ancora trovato. Forse. Non c'è la mod. Devo aggiungere un paio di mod. Allora, facciamo così. Così e il ferro. E voilà, abbiamo il nostro machine frame. Poi ci serve iron, redstone, cobblestone, questo. E ci facciamo il pistone. E poi due flint, ne abbiamo esattamente due. Abbiamo tutto. Machine frame, redstone, flint, questo, e dimenticavo il copper, due copper, il copper fondamentale. Aspetta, dov'è? Qua il nostro copper, uno, e c'è mio fratello che urla come una femmina. E due, voilà. Dov'è? Qua. E abbiamo il pulverizer. Adesso ve lo faccio vedere. Prima facciamo anche l'altro. No, giusto, giusto. Così. Così. E così. Machine frame. Poi qua ci serve un'altra cosa, una. E poi basta, credo. Allora. Ci servono altre due coppe. Un giù. Ok. Datta maledetta pioggia. Tra maledetta pioggia, pioggia, pioggia. No, me l'ha fatto uno. Ok, mettiamo a fare l'altro.
No, è pure venuto a rompere le balle, sempre la sorella femmina, che urla di una femmina. Comunque, a parte questo, mettiamo questo. E... Ah, yeah. Mi ricordo. Dammi. Dov'è? Ecco. Facciamoci metà di questo. Boh, facciamo così, tanto. Ci dobbiamo far tutti. Turuturu tutti. Intanto vi faccio vedere il pulverizer. Il pulverizer si mostra così. Questo è davanti e qua ci sono tutte le varie entrate, c'è proprio quella sotto. Cosa? Entrando si vede così, va a corrente, quindi ci serve la corrente. E praticamente lui polverizza questi materiali ore e li fa diventare tipo un iron ore, diventa due polveri di ferro, che cotte diventano due lingotti di ferro. Allora, praticamente il blu, qua c'è le configurazioni dei vari colori, il blu è dove entrano gli oggetti. E poi tutti gli altri sono per farlo uscire. Mediamente si usa l'arancione che è quello più comodo. Allora, noi ne abbiamo già 6. Noi ne servono 2. Ancora 2. E boh, comunque, ad esempio, se noi abbiamo il blu qua, ci mettiamo, che so, qualcosa per fargli portare l'iron. Mettiamo il rosso qua e qua una chest. Esce. Tutta la roba che polverizza va qua. E poi nel pulverizer c'è una piccola percentuale che spunti un altro materiale. Ad esempio, tipo nell'iron dovrebbe esserci copper. Pulverizer. I ferrous. Vedete? Può far così. 10% di possibilità. Ora, facciamoci un altro di questo e facciamo così, 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 la redstone e il copper. Powered furnace. E questa è la powered furnace, stessa identica cosa. Comunque, adesso ci serve qualcosa per dargli corrente. Dovremmo cercare gli engine. Abbiamo l'Hobbit's Engine, che mediamente uso questo, oppure ci dovrebbe essere lo steam engine, anche che è semplice da fare, ti dà un bel po' di corrente. Combustion, searing, resin, biogas. Vediamo lo steam. Allora, questo mi pareva si fa successo con il tin. Questo con l'oro, oro, pistoni, ferro, sì, ferro, vetro. Magari ci facciamo gli Hobbits Engine per ora. Ci facciamo un Hobbit, dai. Lo Hobbit. Quindi ci serve subito, subito un pistone. Pistone, pistone. Così. Così. E 2, 3. Devo cercare di farmi nel crafting dove non cade la roba, perché è alquanto fastidioso. Magari ci devo aggiungere un po' di mod in sto pacchetto. Allora, abbiamo un pistone. Poi ci servono un po' di questi. Allora, due di questi. Facciamo così. E così, e ci facciamo due wood gear. Le trasformiamo in pietra. No, sbagliato. Devo mettere due. No. E poi ora con l'oro che abbiamo qui, ne prendiamo tre. Lo mettiamo qui. Li facciamo diventare nugget. Così funziona. E funziona tutto. Intanto noi lo
Lo piazziamo qua. Sì, dai, lo mettiamo anche qua. Così. E mettiamo qua. Questo lo possiamo togliere. Ah no, dobbiamo mettere quello, lo togliamo se volete. Facciamo così. No, scherzavo. Arrangiamo anche qua. Tutto arrangiato. Così, lasciamo così. Qua arancione, questo lasciamolo perdere. Facciamo anche entrata da sopra, così, per sicurezza. Qua deve entrare dal blu, quindi da sinistra, e uscire da di qua. Boh, a posto. A posto. E a posto. Ora facciamo così, ne prendiamo due. E facciamo così. E così, voilà. Facciamo così, così. Pistone, dov'è il pistone? Oh, pistolone, vieni qua. Maledetto. E voilà, abbiamo l'Hobbit Steam Engine che va ad acqua. Ricordate che va ad acqua. Ricordatelo sempre. Io faccio così. Vabbè, è uguale, devo mettere alla fine. Ma sì, lasciamolo qua. Facciamo così, poi facciamo. Il vetro ce l'abbiamo. Prendiamo il legno, che ce l'abbiamo già. E facciamo così. Questi sono i transport pipe. Praticamente questi di legno fanno uscire gli oggetti dalle ceste, queste cose. E se noi invece ci mettiamo la redstone, diventano conduttivi, il che fanno uscire la corrente dai vari macchinari. Così. E poi ce ne facciamo altri due di stone. Cobblestone, stone normale è uguale. Allora, tre. Voilà, voilà e voilà. Poi una cosa molto molto importante che vi devo dire. Allora, intanto ci prendiamo un secchio e lo riempiamo d'acqua, perché quello va ad acqua. Praticamente deve riempirsi. E facciamo una pozza infinita d'acqua. Voilà. E dai, carciofo. E voilà, così, 2, 3 e 4, voilà. Ora ci serve una leva, una maledetta leva. Ok, così, è partito. Ora praticamente, ah, ci serve anche il carbone. Ora praticamente si scalda, il brucia il carbone, si scalda, poi ne andrò a prendere io in caverna. E ma qua si consumerà tutto il steam e passerà l'energia. Adesso aspettiamo che parta e ci mettiamo questi iron che abbiamo qui. Così vi faccio vedere anche questa chest. Ok, è partito. Ora dobbiamo aspettare solo che guadagni corrente per poi farlo partire, perché deve avere un tot di corrente per prima di partire. Sì, non ne emana molto e infatti voglio farmi un'altra cosa. Fortè, tu. Però comunque continua a scaldarsi, piano piano aumenta la velocità, eh. Quando si scalda del tutto dovrebbe aumentare la velocità. Ah, una cosa importantissima. Non aggiungete mai acqua quando questo è attivo. Spegnetelo, lasciate che si raffreddi per bene. E poi potete aggiungerci acqua. Se no vi esplode. Ecco qua, vedete che sta partendo? Ovviamente questo fa poca corrente, ne servono almeno 3 più o meno. Oppure questo così, boh. Tanto per. Lo potete lasciare tanto per.
Fa dei rumori. Che figata. Ecco. E ora tutto è andato qua. Il tutto è andato qua. E poi vabbè, si cuoceva qua. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato molto di aiuto. E questo è un piccolo impianto, ne facciamo di più grossi per più veloci e quant'altro. E il video è stato lungo, 20 minuti. Cercherò di fare un po' più brevi, perché poi ci metto un bel po' a caricarli io. E ci vediamo a un prossimo episodio. E sperando di trovare qualche meteorite. E ciao a tutti.